Ma io fino all'ultimo ho lottato, purtroppo l'ho detto da sempre che non, da solo non ce la potevo fare, ci ho lottato fino all'ultimo minuto, ma se questi mi hanno detto, Matteoni, qua ci sono 1.600.000 euro di perdite, li portate in, come si chiama lì, in rimanenze, e questo è un falso in bilancio, se la becca lei la denuncia o a chi la dobbiamo fare? E a quel punto ho detto no, fermate tutto. Ma questo quando sarebbe successo? Stamattina? Stamattina alle 11 mi hanno chiamato, stavano facendo la compliance e niente. Io, Fabio, sinceramente ci ho provato in tutti i modi. Non avevo più soci, non avevo più nessuno, avevo mandato via tutti. Avevo lottato e ho lottato fino all'ultimo, però non ce l'ho fatta. Ecco, quando dicevi 2 settimane fa ho le coperture fino alla fine della stagione, era per tranquillizzare l'ambiente, cioè non era vero? No, no, le coperture c'erano, erano date da questo fondo che voleva entrare in questa operazione. Adesso che succede? Senti, io se qualcuno mi si affianca, anche degli stessi Aretini, porto avanti la faccenda. Se no, non so che dirti. Vediamo gli sviluppi della situazione. Ci sarà qualcuno che sarà intenzionato adesso a portare avanti il discorso, no? Il pensiero, no, che a leggere quello che scrivono i tifosi è che sia stata anche il tuo arrivo una manfrina. Che cosa si può rispondere? Ma guarda, perdonami. Alla fine della fiera a me questo giochino è costato 272.000 euro documentabili. Va bene? Cioè io li posso a far vedere, quindi non penso che sia facile per tutti spendere 272.000 euro e poi buttarli a cesso, no? Quindi non ci sono retropensieri. Io speravo che il progetto stadio che ho presentato anche a questi inglesi, che volevo presentare, desse un po' una scossa generale. Questo non l'ha fatto, si aspettava la mia morte è avvenuta e amen. Ma quindi questo fondo aveva firmato un preliminare senza aver visto il bilancio? No, il fondo aveva firmato il preliminare e stava per la fretta di chiudere l'operazione e ha ultimato la due diligence. Quando ha visto le cose che ti ho detto, ha detto: mi dispiace, noi non siamo interessati più. Il nome si può sapere di questo fondo? Ma guarda, credo che non posso fartelo per questioni legali perché da quello che mi hanno detto mi denunceranno per falso in bilancio. Ovviamente i bilanci non sono approvati da me, però è ovvio che adesso ho dovuto parlare col mio avvocato. La verità è che uno, hanno fatto all'inizio un giochetto sporco facendo rimanere a me col cilindro in mano e io ho provato, ho detto vabbè, proviamoci. Vediamo di sistemare la faccenda. E poi c'è qualcuno che ha sperato e spera che si possa ricomprare più in basso a cifre più accettabili. Ecco, se questo aiuto non arriva, l'Arezzo rischia il fallimento. Ma spero che adesso si diano tutti una sgrossata e si diano tutti una svegliata e si possa evitare il fallimento dell'Arezzo. Che secondo me non ci sarà, io con estrema sincerità. Non ci sarà perché interviene qualcuno. Secondo me qualcuno interviene. Ecco, il sindaco che ha scritto: siamo stati beffati. L'unica strada percorribile era quella che avevamo indicato noi con Di Matteo. L'ultimo mese questo silenzio assordante e questo ripetere da parte di qualcuno dei suoi uomini: aspettiamo il 16, aspettiamo il 16, aspettiamo il 16. Che piuttosto attivarsi sarebbe stato meglio, insomma, no? E quindi la domanda che a questo punto viene quasi automatica, tornerai ad Arezzo? Guarda, se tornassi stasera o domani mattina è che avrei voglia di cambiare la macchina perché la troverei in mille pezzi.
Però non è detto che debba tornare, insomma, più là. Voglio dire, non, ho la coscienza a posto di aver provato in tutti i modi. Se ho pagato dei soldi alla Greengrass è perché comunque ero convinto che la cosa andasse a buon fine. Se no mi sarei risparmiato pure quelli, no?